Buon dì, ladies and gentlemen. Oggi partirà una sfida che durerà 7 giorni, in cui per 7 giorni riprenderò ogni giorno quello che faccio. Oggi è martedì. Mercoledì. Mercoledì. 17. Mercoledì 17, però adesso è già metà mattina. Però questo video qua lo metterò all'inizio. Che cazzo stai dicendo? Voglio portare più contenuti, siccome sono stato molto assente ultimamente, quindi mi sembra giusto fare una sfida. I video li monterò la mattina, quindi mi sveglierò presto e andrò a letto prima. Partiamo con questa sfida. Dio, quanto odio fare video al mattino. Buondì. Ora, dopo 20 svegli di incoraggiamento, ci si sveglia. Ci si prova. Mi vesto con la mia varia scelta di vestiti. Buongiorno, Bruno. Buongiorno. Ho tolto anche Sì, io e l'Anna al mattino abbiamo una regola. L'Anna non vuole che la gente gli parli al mattino, quindi non posso parlarle. a me. Ma neanche filmare, ma tu sei matto. Facciamo colazione e andiamo a lavorare. Che cazzo gliene frega la gente? Hai ragione. Ci vediamo in ufficio. C'è la fantastica spia al motore. Avevo una spia al motore al mio compleanno. Niente, è tornata fuori. Adesso la dovrò riportare dal meccanico. Inoltre, adesso mi sono scordato, devo andare a fare benzina perché sono senza benzina e GPL. GPL c'è, adesso benzina. Inserire banconote o carte. Direzione ufficio. Ed eccolo il mio ufficiozzo. Devo programmare i miei video, montarli, organizzarli, fare tutti i boccini. Quindi niente, ragazzi. Caffettino. Paradisiaco. Allora, come primo giorno voglio presentarvi la nostra stagista. Potevi dirmelo, no? Prima. No, almeno l'ho deciso stamattina. Mi sarei truccata la faccia. Mi sembra che mi sia truccata. Sono una pensato. donna. Come ti trovi qua in stage con noi? Davide, fai capire. Però ci sono delle cose da fare e impari Fin molto. troppe cose da fare. Esatto, e questa è la cosa utile, bisogna fare un sacco di cose per impararne di più. E mi mette ansia perché ti dà il tempo, Massimo. È vero. È vero, sì, è Però vero. ci sono dei premi. Per adesso che premio ho Non ricevuto? hai ancora tutti gli obiettivi che ho fatto. Non è vero, li ho fatti tutti. Non è tempo stabilito. Alexa, che ore sono? È mezzogiorno e 38 minuti. Qual era il compito di stamattina? Finire Reels. Quindi, a che ora hai la pausa pranzo? Questa è una scommessa, la gente lo vede. Se entro 20 minuti finisci tutti i Reels che ti ho dato, domani mattina ti riporto il cannolo siciliano. Vado. Al lavoro. Oh, stai perdendo tempo. No, no. Brava Alessia. Questi qua sono tutti gli obiettivi che gli abbiamo dato. Già finiti. Già finiti. Dai, brava, buon lavoro. È 1:09 del pomeriggio. Alessia, come siamo messi? Vado a pranzo, quando torno vediamo se ci sono, ok? Va bene, perfetto. Grazie. Ciao Alessia, ciao. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Adesso devo andare a pranzare da mio nonno perché gliel'avevo promesso, quindi a pranzo dal nonno che ci sono i piedini di maiale. Si mangia o non si mangia? Dai, dai. C'è da raccontare la storia di questo piatto qua. Questo qua è un piatto povero, nasce come un piatto povero. È semplicemente il piede del maiale bollito. Quindi si mette di solito il sale. Niente di più. È caldo. Il gioco è quello di pulire meglio possibile le ossa. Hai fatto una bella mangiata quando il fazzoletto fa così. Questo sì che è un bel lavoro. Ok, dopo avermi ospitato e avermi fatto lavare tutti i piatti, adesso torno al lavoro. Come siamo messi? Stai esportando l'ultimo, non ci siamo riusciti. No. Dai, tranquilla, ci proverai la prossima volta. Sono le 6:44 del pomeriggio. Ok, Buona serata. adesso vado a casa che devo aggiustare la mia biciclettina. Via! Anna! Ma anche al pubblico, Anna. Sai cosa stavo pensando? Eh? Che probabilmente la cosa più emozionante della tua daily week è durante la settimana, perché tu weekend non fai una mazza. Ah, sì, simpatica. È vero, però. È vero. Sì! Ho la gomma che è completamente a terra, quindi aggiustiamola. Sì,
Siccome le strade fanno schifo, io buco spesso e siccome sono anche tirchio, non cambio la camera d'aria tutte le volte. E tutte le volte che foro, l'aggiusto e uso l'altra. Questa qua ha già due pezze. Adesso nuoto. Adesso mi cambio e poi volo in piscina. Allora, siccome sono arrivato stranamente in anticipo, leggo. Di solito leggo sempre nei tempi morti. Adesso mi sto sparando la biografia di Steve Jobs. Molto bella, lettura assolutamente consigliata. Ora qua tipo siamo insieme a dei campioni di apnea. Sì. È una cosa che fa schifo, ma va fatta. Vabbè, e se no si appanna. Bravo, la gente non lo sa perché la gente pensa che uno sputi dentro la maschera. Così a caso. Così, ma ogni tanto ci sgrassa... sputo. No, sgrassa inoltre lo sputo. Infatti ogni tanto sputo sulle padelle. Devi bagnare la cuffia se... Ciao coach. Ciao. Finito l'allenamento, a casa a mangiare. C'è una fame incredibile. Ok. Ho fatto una pizza secca. Che capelli hai? Ho un ricciolino di Superman. L'hai fatta tu, Anna. È buonissima. No, io non ho fatto niente. Cosa fai? Cos'è quella roba lì? Miele. Perché? Porridge. Che porridge? Chi è il porridge? Non lo so, è un esperimento. Sembra schifoso, Anna. Ma fidati che lo è. No, come lo è? Quindi domani mattina porridge. Finito di mangiare e adesso leggo, mi do una mezz'oretta per leggere, per svuotare un attimo la testa. Dopo armeggio col computer, scarico i dati. Finito di leggere. È quasi l'una, vado a nanna perché domani mattina mi devo svegliare alle 6 che c'è da fare un sacco di cose. Signori miei, grazie per aver passato con me il mio primo giorno di video e ci vediamo domani. Ciao!